Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, informazione istituzionale. La Presidente della Regione, Donatella Tesei, ha illustrato in aula nell'ultima seduta il cosiddetto Recovery Plan Umbro. Le proposte per la migliore ricaduta possibile del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulle linee progettuali individuate dalla Regione per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il servizio. La Presidente della Regione ha illustrato all'Assemblea Legislativa le linee progettuali del Recovery Plan dell'Umbria. Il portavoce dell'opposizione Fabio Paparelli ha esposto i rilievi dei gruppi di minoranza al documento. Tesei ha spiegato che ci sono risorse per circa 3 miliardi con cui finanziare 6 missioni e 45 progetti che devono diventare cantierabili entro il 2026. Alcuni interventi riguardano l'intero territorio regionale, smart mobility regionale, mappatura 3D dell'Umbria, di ogni singolo comune o territorio, i fondi per le imprese legati a digitalizzazione, transizione ecologica e aumenti di capitale per complessivi 180 milioni. E poi 58 milioni andranno agli attrattori turistico-culturali, 165 milioni serviranno per oasi, parchi e vie del verde, 50 milioni per la riqualificazione urbana e abitativa, 400 milioni per l'edilizia scolastica, 30 milioni per la filiera a scalto zero dell'agricoltura, 153 milioni per il rischio idrogeologico e 27 per quello sismico, 38 milioni per il diritto allo studio e 53 milioni per aree interne e borghi. Altre risorse strategiche dovranno portare l'Umbria fuori dall'isolamento, l'alta velocità Roma-Ancona, il completamento della Grosseto-Fano e della Orte-Civitavecchia e quindi il progetto tutto umbro di pertinenza ma di importanza nazionale del rifacimento dell'intera ferrovia centrale umbra. Per il portavoce delle opposizioni Fabio Paparelli si tratta però di una occasione sprecata tra promesse e annunci che non si concretizzano. Non esiste un piano regionale ma ne esiste uno nazionale che disegna le strategie per far ripartire l'economia e in quello nazionale c'è un'idea chiara di come dovrà essere l'Italia, 5G, vera transizione ecologica, inclusione sociale, tutte direttrici per la ripresa e la resilienza che l'Umbria non ha seguito. I presupposti finanziari che vengono citati sono sballati. L'Umbria, ha evidenziato infine Paparelli, poteva essere crocevia di una proposta per l'Italia mediana, mentre ci siamo limitati a redigere un elenco della spesa. Ma intanto occorre precisare che non esiste un piano regionale di resilienza e ripartenza. Esiste un piano nazionale dentro il quale avremmo dovuto noi incanalare e essere presenti con progetti all'altezza lungo quelle direttrici che sono state disegnate per modernizzare il paese e cercare appunto la strada della ripresa dopo la pandemia. Il governo nazionale, garante Draghi, ha individuato un piano che fa della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale le principali direttrici. A mio avviso l'Umbria non si è presentata in maniera adeguata a questo appuntamento, intanto perché è stato questo piano redatto in maniera tardiva e su falsi presupposti finanziari, cioè sul fatto che ci fosse un riparto tra le regioni, cosa che non si è verificata e non ci sarà. Peraltro si tratta di una raccolta di progetti sparsi senza una visione di futuro della nostra regione, senza una visione di sviluppo e quindi credo che sia un'occasione mancata. A mio avviso avremmo dovuto per tempo affrontare questo tema, magari continuare le esperienze della conferenza regionale dell'economia e del lavoro prevista dallo statuto, fare nostre le parole chiave dell'innovazione e della sostenibilità e disegnare insieme alle altre regioni del centro Italia un grande piano dell'Italia centrale che avremmo potuto offrire come contributo al governo nella fase di redazione che è avvenuta tra ottobre e novembre del piano nazionale. Allora, è un progetto naturalmente molto calato sulla realtà regionale, ma assolutamente in linea con le missioni previste per il Recovery Plan nazionale dalla Commissione europea. Che è veramente uno sguardo verso il futuro per far ripartire una nostra regione che sicuramente ha dati molto preoccupanti dal punto di vista economico, del PIL, di una serie di fattori che oggi ci collocano tra le regioni
d'Italia, diciamo, non adeguatamente sviluppate. Quindi è un piano ambizioso ma realizzabile. Sono 45 progetti, di cui una parte verticali, ossia con precise allocazioni e anche individuazioni territoriali, e un'altra serie di progetti che hanno una rilevanza per tutto il territorio regionale. Penso alla digitalizzazione di tutta la pubblica amministrazione, quindi anche degli enti territoriali, penso alle infrastrutture necessarie per far uscire dall'isolamento la nostra regione, ma anche a tutti gli interventi di natura economica su aree precise della nostra regione in particolare, che segnano naturalmente un passo in avanti importante per il rilancio della nostra regione. Quindi adesso inizia la fase in qualche modo di interlocuzione con i singoli ministeri per l'allocazione di risorse su tutti i progetti che abbiamo presentato e che presenteremo anche nel dettaglio nella fase più esecutiva. Presidente, come sarà l'estate 2021 per gli Umbri e a livello turistico? Naturalmente noi ci stiamo preparando alla riapertura della stagione primavera-estate. L'anno scorso è stata molto importante la nostra campagna di comunicazione. Siamo in procinto di fare la nostra nuova campagna di promozione dell'Umbria. L'Umbria sarà sicuramente una meta molto ambita, naturalmente dai turisti italiani, ma noi ci auguriamo anche da quelli stranieri che sono rimasti assenti nella passata stagione 2020. Ma siamo pronti a farlo perché abbiamo tutte le condizioni per poter essere veramente una meta ambita per tutti. Nel nuovo piano sanitario regionale della Regione Umbria dovrà esserci la costruzione di un nuovo ospedale a Terni. Approvata infatti in aula una risoluzione della Lega, alla cui stesura hanno partecipato anche i consiglieri di opposizione. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sul rafforzamento della rete ospedaliera e dei servizi sanitari del Ternano, iniziativa dei consiglieri Daniele Carissimi, Enrico Melasecche, Francesca Peppucci, Eugenio Rondini, tutti della Lega, Eleonora Pace di Fratelli d'Italia, e poi si sono aggiunti, dopo averla emendata, anche i consiglieri Fabio Paparelli, Tommaso Bori, Michele Bettarelli e Simona Meloni del Partito Democratico, Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle e anche i consiglieri della Lega Stefano Pastorelli, capogruppo, e Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea. L'atto di indirizzo, illustrato dal primo firmatario Daniele Carissimi, impegna la Giunta a inserire la costruzione del nuovo ospedale di Terni ad alta specialità, di capienza di almeno 5-600 posti letto, all'interno del redigendo piano sanitario regionale e di provvedere alla sua realizzazione attivando senza ritardo l'iter progettuale e amministrativo. Dare immediato avvio alla realizzazione della Città della Salute, allocando anche ulteriori servizi come il 118 e la sede di associazioni di volontariato attive nel mondo del soccorso sanitario, a mantenere e rafforzare i due dipartimenti di igiene e prevenzione delle due ASL al fine di potenziare la medicina di territorio, adottare previa adeguata partecipazione un piano sanitario che tenga conto della necessità di rafforzare la medicina di territorio, la sanità pubblica e l'offerta dell'azienda ospedaliera di Terni, consentendo alle ASL di programmare l'offerta pubblica e privata secondo i bisogni reali dei cittadini, e dare seguito altresì alla delibera di giunta che prevede per gli accordi tra le ASL e i soggetti privati procedure comparative in base alle effettive necessità di salute, tenendo conto della sanità post-Covid e in modo da assicurare a tutti i cittadini e territori umbri, con particolare attenzione alle aree interne, in maniera equilibrata le necessarie prestazioni di cui hanno bisogno in una logica di prossimità. Un tavolo tecnico con Regione, ANAS e comuni interessati sulla questione del cosiddetto nodino di Perugia. In seconda commissione, audizione con gli amministratori locali di Perugia e Torgiano. Il servizio. Porre la giusta attenzione alle istanze e alle sollecitazioni dei territori. Necessario un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni comunali, prevedere una più ampia partecipazione attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico con ANAS, Regione e Comuni.
è quanto emerso in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, dall'audizione dell'assessore lavori pubblici ed ambiente del Comune di Perugia, Otello Numerini, e dal sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, relativamente alla realizzazione della prima parte del nodo di Perugia, il cosiddetto nodino. La questione è già da alcune settimane all'attenzione della seconda commissione a seguito della presentazione di una petizione da parte dell'associazione Colle della Strada, i cui rappresentanti, insieme a quelli di Italia Nostra e dell'ANAS, sono stati già ascoltati in commissione lo scorso mese di marzo. Sul progetto, che prevede un nuovo collegamento stradale adiacente alla E45 tra le località di Colle Strada, Ponte San Giovanni, Madonna del Piano e Corciano, sia l'assessore Otello Numerini che il sindaco di Torgiano Liberti hanno invitato tutti ad affrontare il tema tenendo conto dell'importanza del coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e delle amministrazioni comunali. Preoccupazione è stata espressa per l'impatto dell'infrastruttura sul patrimonio ambientale. Alla riunione ha preso parte anche il direttore regionale Stefano Nodessi, che dopo aver ricordato che il nodino è previsto nel piano regionale dei trasporti 2014-2024, quindi vigente, e che l'intervento nel documento viene ritenuto prioritario, ha definito le proposte emerse dagli amministratori comunali di buon senso, considerando positivamente l'istituzione di una commissione tecnica. Nodessi ha tuttavia rimarcato la necessità di decidere velocemente per non rischiare di perdere i fondi previsti o che possano essere stornati in altre direzioni. Perplessità sul progetto sono state espresse, oltre dallo stesso presidente Mancini, anche dai consiglieri Tommaso Bori del Partito Democratico e Eugenio Rondini della Lega. Sempre in seconda commissione, in una audizione tenutasi nei giorni scorsi, il grido di aiuto del comparto pubblico spettacolo e intrattenimento. Ce ne parla Alberto Scattolini. Da circa 14 mesi non percepiamo alcun tipo di ristoro. Un terzo delle aziende sta chiudendo, siamo completamente dimenticati ed abbandonati. È il grido di allarme lanciato in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, da parte di operatori del comparto del pubblico spettacolo e dell'intrattenimento. Dai rappresentanti del SILB, il Sindacato Italiano Locali da Ballo, e da Assointrattenimento Umbria, è emersa la necessità di un contributo a fondo perduto, come avrebbero già fatto altre regioni. Si tratta, hanno spiegato, di un aiuto essenziale per il proseguimento dell'attività e per fare fronte al pagamento di tasse locali e non, che comunque, hanno detto, siamo chiamati a pagare. È anche necessario, hanno poi rimarcato, prevedere linee di credito a medio e lungo termine per poter riaprire le nostre attività. Importante la dichiarazione a margine degli interventi degli operatori di Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega, che ha annunciato specifici contributi da parte della giunta regionale, anche per questo comparto, sin dal prossimo mese di maggio. Il presidente Mancini ha assicurato la massima attenzione alle richieste emerse dall'audizione, annunciando di aver organizzato, attraverso una interlocuzione diretta con l'assessore regionale Michele Fioroni, un incontro con lo stesso assessore di alcuni rappresentanti delle due associazioni, già la prossima settimana. Rispetto al pagamento della Tari, Mancini si è impegnato a porre la questione al presidente di Auri, Antonino Ruggiano, che parteciperà a breve in audizione in commissione rispetto al tema dei rifiuti. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la mozione che chiede alla Giunta regionale il potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da Covid-19, presentata dai consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini, Stefano Pastorelli e Paola Fioroni. Si chiede di attivare fin dalla diagnosi interventi che coinvolgano tutto il personale presente sul territorio in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento sociosanitario e sostegno familiare. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, relativa alla costruzione del nuovo stadio Libero Liberati di Terni. Apportate modifiche al dispositivo originario con un emendamento condiviso. Viene impegnata la Presidente Tesei, la Giunta, a esprimere convintamente posizione politica favorevole alla realizzazione del nuovo stadio di Terni e a intraprendere un percorso volto a programmare audizioni presso la terza commissione, alla presenza degli assessori competenti, di soggetti istituzionali e del proponente del progetto in merito all'iter che si intende seguire per la costruzione del nuovo stadio.
Il Comitato per il Controllo e la Valutazione dell'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità la relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario per l'anno 2019. Il Comitato ha però sollecitato la Giunta a potenziare i fondi per il diritto allo studio e fornire informazioni inerenti alle attività di Umbria Academy e la gestione dei finanziamenti relativi a dottorati e assegni di ricerca, rispettando quanto previsto nella clausola valutativa. Il consigliere regionale Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, in una interrogazione a risposta scritta, chiede di sapere se la Regione non intende attivarsi nei confronti del Governo nazionale per sollecitare l'emanazione di norme e disciplinari per tornare a riaprire l'accesso delle RSA a familiari, parenti e amici degli ospiti, che da un lato garantiscano la sicurezza degli accessi e dall'altro non scarichino con dubbi e incertezze interpretative la responsabilità sui gestori delle strutture. Inoltre, se la Regione non intenda definire misure economiche ad hoc per aiutare tutte le strutture umbre a dotarsi delle stanze degli abbracci complete di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative. L'Assemblea legislativa nell'ultima seduta ha anche approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Vincenzo Bianconi sul declino economico e sociale dell'Umbria, aggravato anche a causa della pandemia e del terremoto. L'atto impegna la Giunta ad attivarsi immediatamente per implementare nella programmazione strategica degli interventi destinati al rilancio economico delle imprese, allo sviluppo territoriale e alla ridefinizione dei servizi alla comunità risorse economiche adeguate, a partire da quelle che già oggi ci sono nella propria disponibilità, per poi proseguire con quelle che nei prossimi mesi e anni arriveranno o si potranno ottenere, dando priorità a quei territori che in Umbria vivono il disagio economico e sociale più elevato. I consiglieri regionali del Partito Democratico Tommaso Bori, Fabio Paparelli, Simona Meloni, Donatella Porsi e Michele Bettarelli annunciano un'interrogazione alla Giunta per conoscere quali siano i tempi effettivi con cui si intende portare a compimento l'iter di modifica del testo unico regionale in materia di territorio e quali sono state le azioni concrete messe in campo fino a questo momento per favorire l'accesso al superbonus 110%. Per il consigliere regionale Donatella Porsi del Partito Democratico, il progetto pilota denominato Assisi Primo Centro Storico Libero da Auto, inserito nelle linee guida del Recovery Plan regionale, è un'iniziativa insufficiente per la principale città turistica dell'Umbria, che da sola, ricorda Porsi, fa quasi il 30% delle presenze totali regionali. La consigliera del Partito Democratico ha presentato una mozione che impegna la Giunta a redigere un progetto di valorizzazione del territorio assisano da inserire nel PNRR dell'Umbria, coinvolgendo le associazioni degli albergatori, dei ristoratori e dei commercianti al fine di promuovere il brand della destinazione Umbria e il messaggio di San Francesco in Italia e all'estero. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive locali della Regione Umbria, è disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.